Buonasera, 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 grazie. Benvenuti ad Affari Tuoi, prima di cena, durante la cena, dopo cena, l'aperitivo, quando vi pare. Noi siamo qua per tutta l'Italia, nel mondo, arriva Affari Tuoi, per voi, grazie. Un saluto a chi è sotto la neve, nella pioggia, con difficoltà. Noi ci pensiamo sempre, è poca cosa, ma lo facciamo con il cuore e proviamo a portare un po' di caldo più in queste serate freddissime dalle quali però usciremo. Resistete. Un grazie pazzesco, gigantesco a Sandra e a Salvatore che veramente hanno viaggiato da Reggio Calabria fino al Teatro delle Vittorie in treno e se ne sono ripartiti poi la notte dopo aver assistito alla puntata di Affari Tuoi. Sono venuti solo per salutarci e consegnarci questo magnete raffiguranti i bronzi di Riace. Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero, ma con tutto il cuore. Andiamo, guarda, sì lo so, non è Reggio Calabria, in fondo e sopra, noi facciamo un po' come ci pare, in base all'amicizia. Allora, grazie ancora a Sandra e Salvatore, meravigliosi viaggiatori per colpa di Affari Tuoi. Poi, ieri sera, prima di dirvi la regione che gioca, ero al ristorante con amici, si è avvicinato una pulce, era un cosetto di più, di persico, guarda, e sarà stato così. Gli ho sorriso da lontano perché avevo capito che forse mi aveva riconosciuto, si è fatto 50 metri di corsa dentro al ristorante, ha mollato i genitori, si è avvicinato e mi ha detto: lo sai che io ti guardo tutte le sere. Samuel, grazie! Samuel, grazie! Tu sei biondo ed è biondo anche colui che stasera ad Affari Tuoi giocherà, signore e signori, l'eleganza della Liguria! Massimo. Buonasera. Massimo Serena, dalla Liguria, Genova, single commercialista a cavallo. Dopo la pubblicità, giocherà. Buonasera. Benvenuti ad Affari Tuoi. Gioca Massimo Serena, la Liguria, l'eleganza in persona. Un saluto agli amici di Genova, che sono sempre nel nostro cuore, e naturalmente di tutta la Liguria. X già sorteggiata. Grazie, nipotino. Il notaio Pocaterra. Buonasera, Flavio, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Buonasera. Anche lui elegantissimo. Stasera vi sfidate a colpi di eleganza maschile. Beh, non riuscirei mai ad abbinare le cravatte senza piega alle scarpe. Come? Non riuscirei mai ad abbinare le cravatte senza piega alle scarpe. C'è già polemica nell'aria. E alle calze. Come? E alle calze. E alle calze. Eh? Allora, tutte quelle che vorrebbero uscire con Notaio Pocaterra, di qua. Quelle che con Massi di dopo. Visto una. La dottoressa Livia Zollo. Una bellezza che mette d'accordo tutti, il Movimento Difesa del Cittadino. Maestro Nigro, lei ha le calze abbinate? Ovviamente che sì. Buonasera! Buonasera, buonasera. Gattone, lei di abbinato che c'ha? Beh, gli insiemi matematici, le coppie ordinate. Le coppie abbinate del professor Mattiasi. Buonasera, Flavio, ben ritrovato. Bene. Abbiniamoci alla cena tutti insieme e andiamo a cercare i Paquitos in bocca al lupo. Buon voyage, commercialista a cavallo. Grazie. Cominciamo. Mille e prima di tutto miau, che porta sempre fortuna. Miau, miau porta fortuna. Eh sì. 18, la campagna, Gioacchino. Buonasera a tutti. 100 euro. Facciamo andare la musica da sola, grazie. 14, Piemonte, Angela. Buonasera, la bella ritrattista, che sorriso, farà sorridere anche noi? Miau. Un sorriso a denti stretti. Bravissimo, bello, un sorriso a denti stretti del commercialista a cavallo. Sorriso del cavallo. Devo stare attento a non dire anzi, perché potrebbe sembrare che chiami la concorrente di anzi. Certo, quindi Maria. Quindi devo stare attento a cosa dico. Ah, è corretto. Togliamo Gesù dal dubbio, anzi, chiamiamo Maria di anzi 17. Coraggioso, anzi che no. Buonasera a tutti. Che bei capelli, Maria.
sembri me qualche sera fa. Anzi, che colpo! Doveva stare attento a chiamare Anzi. Sì, adesso però lei non è che può mettere tutte battutine piccative con Totò e Peppino fa il ritocco perché è più elegante Massimo di lei. E per una sera ci può stare. Vabbè, si organizzi per la risposta, quando vuole. Con calma, abbiamo tempo fino alle 9:15 più o meno. A dopo, a ribuon voyage. Grazie! Dieci, Molise, Tania. Buonasera. Tania, salutiamo anche il simpaticissimo marito Andrea, la leonessa. Che so, Oh, sei sposata, che è? No, ho fatto la... quella leonessa, è leonessa, ho capito, ma... Io non ci voglio credere. Massimo. Due donne meravigliose, ma... Impegnative, sì. Tu che sei commercialista non tornano i conti. Eh no. Hai un rito scaramantico, tu che sei anche cavallerizio, non so, c'è un qualcosa, a parte i ferri di cavallo, per carità. Anche che portano sempre bene, non si sa mai, può essere utile. Guarda, per un attimo, torniamo nella moda, come facciamo sempre nel tuo momento la sera, distraiamoci un attimo da queste nefandezze, come dire, della sorte. Il foulard, raccontaci un po' di te, questa giacca... Giacca da campagna rossa. Ah, è rosso questo? Ah, è rosso. Questo è rosso anni 50. Si stinge, dopo un po', anni 50, arriva nel 2015, sa... Quindi questo non è rosso, questo è rosso, questo è rosso. Dipende, no. Dipende, la signora dice sì, è rosso, dipende. Quello e nella moda non sarebbe rosso. È rosso quello? No, quello della giacca no. Allora, calma. Abbiamo un esperto, facciamoci mostrare, insegnare, capire, addentriamoci nei misteri della moda. Avete tutti presenti... Se non sapete che questo è rosso, avete sempre comprato i pomodori sbagliati. Capito? Oh, questo è rosso. La bumarola in coppa si fa così. Per favore, per favore. Avete tutti presente quelle che sono le giacche delle guardie della regina d'Inghilterra? Chi non ha presente? Voi direste che quello è rosso? Voi direste? Che devono rispondere? La risposta è no. No, tutti insieme. No! Perché quello in realtà si chiama rosa, è pink. Anche se sembra rosso, quello è rosa. Tecnicamente quello è un rosso. Quindi fammi capire, noi che pacchia abbiamo aperto? Quello è il guaio che... Quindi sono rossi o sono pink? Speriamo in qualcosa, speriamo che succeda qualche... No, dico i due che noi così, da comuni mortali, 250.000 e 500.000 euro chiamiamo rossi. I comuni mortali si chiamano disastre. Disastre, color disastre, bello, mi piace. Il foulardone, che in realtà è una cravatta non piegata. Che è una cravatta non piegata. Che si annoda come una cravatta, volendola poi piegare ritorna come una cravatta e non tagliata, non è esatto, piegandola e tagliandola bene diventa come il quella del uguale schiuma rabbia. È come la reginetta del ballo, sente adesso il numero due per una sera, gli è impensabile, gli è impossibile credere di essere la medaglia d'argento dell'eleganza in una serata. Petronio Arbi, si alzi pure lei, si faccia vedere, sfilate nota di Pocatello. No, non si può fare. No, sul posto, sul posto. Prego, prego. Eccoli là. Prego. Andate al centro, allora, guadagnate il centro. Andare in fondo. Prego, prego. Poi ci giriamo. Girando. Allora, sì. Ci guardiamo. Sì, prego. Siamo anche riusciti. Allora, fermi! Fermi! Grazie. Pagina di Facebook, affari tuoi, inondateci di voto. Stop al tele. Anzi, no, si apre il televoto. Chi predilige l'eleganza un po' retro, 1800 del notaio Pocaterra. Chi invece trova più affascinante, più alla moda, più glamour, Massimo, inondate la pagina di Affari Tuoi, Affari Fatoi, FB, Facebook, scrivete e noi faremo andare avanti come le sfide, la carta, 50 e 50, va avanti il notaio, va avanti il cavallerizzo. Dica?
sì, era bellissimo. Ha detto: se ci avevamo, sempre per giocare, a salve, due pistole 1800, ve mettevamo di schiena, poi 10 passi per giravamo. No, sempre col tappo di sughero, per sparare, sembrava una cosa bella. Barry Lyndon, Barry Lyndon. Lei già c'era, no? Vendeva. Io risalgo al secolo scorso. Perfetto, bene. Allora, ci siamo distratti per fortuna dall'apertura di quei pacchi che da stasera non sapremo più di che colore chiamarli. Pacchi disastro. Abbiamo aperto i due pacchi disastro. Se adesso, maestro Massimo, il professor dottor Serena, ci potessimo dedicare, ho paura a dire azzurri e blu, come il suo... Diciamo da quella parte. Da quella parte. Un po' del colore intonato al suo foulard. Ecco. Foulard, ecco. Intoniamoci al foulard, troviamo la fainà. Fainà? Eh sì, fainà. Il cibo. Esatto, la farinata. Farinata. Cioè cotta farina di ceci, olio, cotta in forno e si condisce con pepe e limone. Ragazzi, non vi fate ingannare, non c'è solo moda in quest'uomo, tante qualità, tra cui anche quella di essere un grande cuoco. Oh! A differenza però, amiche da casa che state inondando sicuramente la pagina Facebook, votando per il notaio o per Massimo, un dato in più che vi posso dire: è bravissimo a cucinare e, a differenza del notaio Pocaterra, è libero. Forza donne, che me invecchio, dai che vado via, col prodotto artigianale di Genova. Andiamo a cercare la fainà, la farinata. Possiamo dire due, Emilia Romagna, Valentino, Valentino, ricordati che siamo al Teatro delle Vittorie. Possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Buonanotte a tutti. Non mi fa che dici buonanotte e poi tiri fuori un miliardo da lì dentro. Beh, la matta, la matta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia del piccolo. Dottore, vediamo cosa ci può stare. Garibaldi, Marco, il 13, le Marche. Ah, beh. Un triangolo di eleganza, i tre vertici, c'è il notaio Pocaterra, Massimo Serena e anche l'uomo più elegante delle Marche. Eccolo qui, Marco dalle Marche. All'altra parte. Perfetto. Allora, provaci, grazie. Potresti, lo so, sei un commercialista a cavallo, glamour, un uomo che vive anche un certo status sociale, però qui potremmo vincere 1000 euro, che di questi tempi. Sì. Ci compri un altro foulard. Poi siamo genovesi, vanno sempre bene. Bravissimo, non volevo dirlo, l'hai detto tu. Adesso mi vado a preparare per questa prova che è nuova. Allora, queste sono per te. Allora, per favore, calma. Sì, no, neanche a fare apposta, per te che sei anche cuoco, oltre che stilista. Modello. Praticamente, io mi sono vestito così da modello Giuditta e in un minuto, da quando tu ti sentirai psicologicamente pronto, 5 pallette dovranno infilarsi nello scolapasta, come 5 pomodori. Sono 5 pallette non rosse, sono colore... Sì. 5 sfere di colore che decidi tu. Da casa, vi ripeto, non provate a cambiare la luminosità, il contrasto di colore, va tutto bene, è lui che... Non ci stago. Perfetto. Non in faccia, né dentro. Sì, no, che te vedevo già come Guglielmo Tell. Ecco, sì, perché veniva più facile. Lo sapevo. Che te pare? Un minuto, sei pronto? Pronti? 3, 2, 1, vai! Soci. Devo dire che lei lo ha sfavorito, lei lo ha sfavorito, almeno 3 palline sono andate fuori per causa sua. Diversio, scusa, volevo mostrarti una cosa, è un gioco di prestigio che provo da anni. 3, 2, 1, maestro rullo di tamburo, o pianoforte, 3, 2, 1! Sono a Calamit, potentissima. Oh, scusi, maestro, che l'ho lasciata là. Ma possono sempre servire, non si sa sì, mai. Speriamo di no. Allora, grazie, le palline abbiamo recuperato. Abbiamo vinto 1000 euro, un applauso!
Allora, per i concorrenti cosa non farei? 1.000 euro del prova ce l'abbiamo messi via, come dici tu giustamente, Genova, salutiamo gli amici. Oh, com'è in questo periodo a Genova, l'aria, insomma, piogge, cose, come va? Diciamo che le ultime piogge stanno pulendo il fango delle ultime alluvioni di un paio di mesi fa, dove si è leggermente devastata la città. Io sono uno degli alluvionati di Genova, completamente. Nel senso che il mio box, la mia cantina, con dentro il garage, insomma, dove il garage, la, la macchina, la moto e tutti i ricordi di gioventù, quindi libri, pagelle, filmini, tutto. La prima alluvione ha portato via tutto, la seconda ha portato via il fango dalla prima, quindi si è anche autopulito. La mia moto l'hanno recuperata i palombari della Marina qualche chilometro più a valle. La mia macchina non era così distante, ma anche quella è stata completamente devastata. Cioè non sono devastata. Riparate, sono devastate. Insomma. Completamente devastato, completamente. Va bene, allora, con un pensiero naturalmente a Genova, agli amici di Genova, un'altra parte, come dire, un pezzetto di pensiero, dedichiamolo all'ultimo tiro di questa sestina. Lisbeth, Trentino Alto Adige, 16. Buonasera a tutti. Buonasera Lisbeth, la nonna danese, una ragazzina, però già nonna, che ci regala i Mojitos! Evviva Genova! È meraviglioso! Allora è meraviglioso che ci siano sul tabellone ancora 50.000, 75.000, 100.000 euro, non mi azzarderò a dire rossi, sono dei pacchi grossi, 30.000, 10.000, 5.000, quelli posso dirlo sono pacchi pink. Sì, pink, sì, diciamo. Sì, ma diciamolo, sono pink e poi c'è la X nera, signora, ma non si sbilanciamo, nera, così, scura. E X, X è scura e adesso al 3, arriva pure lei, 1, 2, 3. Buonasera dottoressa, come va? Ma visto che bellezze maschili, il marchigiano, il notaio e soprattutto Massimo, l'uomo della... Come? Certo, l'uomo in red, no? Dopo The Woman in Red, l'uomo in red. Massimo Serena dalla Liguria. Allora, maestro, sottofondo elegantissimo, due dita, foto di Massimo Serena. Poi capiremo perché la dottoressa... Quella! Aspetta, dove sei? Cosa sei qua? Questa era una cerimonia, il prima della cerimonia, e sono in grande uniforme da cerimonia, ufficiale della riserva, con la sciabola, la sciarpa e l'uniforme prescritta, insomma. Perché tu, appunto, non è solo, non è una cosa scherzosa, commercialista a cavallo, tu sei stato sotto le armi, sei stato in un reparto a cavallo. In un reparto a cavallo e adesso faccio l'ufficiale della riserva. Ogni tanto, se serve, partecipo a qualche attività. Poi, dottoressa... Questa è importantissima. Anzitutto, la tua eleganza, ok, qui sei tu? Quello sono io, e siccome nel mio box non c'era assolutamente più niente da salvare, perché si era salvato prima tutto, ho pensato bene di andare a dare una mano in giro, a spalare nei box degli altri, dove c'era qualcosa ancora da salvare. A Genova? A Genova. Questa è la via centrale, quella completamente devastata. Avete capito? Elegantone, cuoco, ma quando serve, angelo del fango. Bravo! Un saluto agli amici, naturalmente non solo Genova Liguria, ma veramente in tutta Italia, che stanno soffrendo e resistono. Ma certo che non ci dobbiamo fermare solo all'apparenza, dottoressa, un uomo di grande autoironia, ironia, intelligenza. Allora, abbiamo capito che, a parte appunto noi scherziamo, ci mancherebbe cioè, su Genova, tu dici, Genova, sei un uomo di grande generosità. L'abbiamo visto, l'abbiamo capito con questa foto, la dottoressa in questo momento invece no, non troppo, per carità, poi la vita è una questione di prospettive, ti offre 14.750 euro o tre tiri. Non si può dire che sia un'offerta generosa. Non si può dire, cioè l'abbiamo detto però. Com'è puntuta. Anzi, per niente generosa, quindi... Per niente generosa. Quindi sono costretto a rifiutare e a proseguire. Tre tiri. E noi siamo felici di questo. Continua la serata multicolore, caleidoscopica.
con quella faccia un po' così, meraviglioso Bruno Lauzi, un po' così che abbiamo noi, viva Genova, a Genova e ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotte e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare scuro, che si muove anche di notte, non sta fermo mai. Proviamo Val d'Aosta, Saveria, 12. Bellissima Saveria, in una serata normale avrei detto bellissima in rosso, ma non mazzardo. Che colore è? Eh? Carminio. Carminio, Carminio, sei Carminia. Buonasera a tutti. Buonasera, Saveria. No, speriamo che sia blu. Ah, ecco, quando te serve, lo riconosci, certo, il colore. Allora, Saveria, dentro vorrebbe che il pacco sia blu. Tu fuori sei Carmigna, stai Carmigna e prova a aprire una cosa piccoligna. Ucce, ucce, ecco, 30.000. Lei Carmigna, dentro Rosigna, fuori Niente. Noi intigniamo invece, siamo tignosi, andiamo a cercare il cilindro, il panciotto, il frac. Numero 8, Toscana, Gerardo. Buonasera a tutti. Va bene il cilindro! Tengono linee, le vecchie lavande. Ferro, ferro, certo. Che serve sempre. Sempre il ferro di cavallo, sì. Serve sempre, lo occupo pure io magari, per solidarietà. A questo punto Ruggero, numero 4, Lombardia, Alberichino. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto. Sì, un centesimo! Bravo Ruggero, centravanti vero! Quando serve, non tradisce la squadra. Allora, in sottofondo lo straordinario Bruno Lauzi, dottoressa, Genova. Dica, per l'uomo di Genova. Maestro, mi rimanga in questa atmosfera, perché la dottoressa vi informa che quest'uomo elegante, cuciniero, cavallerizzo, commercialista, elegantissimo, di classe, autironico, lo dico? È stato anche un gangster. Ebbene sì. E non smentisce, a verbale, ha detto sì, ebbene sì, notaio. Ma come, perché fa quella faccia piccata? Stasera va così, il protagonista è Massimo. Sì, capisco, però nel verbale riportare certe cose non è opportuno. Adesso andiamo a capire. Mi spieghi. Faccia un complimento a Pocaterra, non ne veniamo fuori, dottoressa. Ha dei bei gemelli. Non a casa. No, io ho un figlio solo. Ecco, lo sapevo. Ah, cabaret da sporto. Sì, ma è chiaro. Allora, ami la recitazione, l'amavi già giovane, parlaci di questa tua carriera da spericolato gangster cinematografico. Erano gli anni Ottanta, quando andavano di moda i film della mala in ambito portuale e siccome ero ancora più biondo di adesso, veniva molto bene il ruolo del cattivo. E quindi con un po' di barba lunga, un gessato molto grande, tipico gessato, da gangster, i pantaloni tipico a zampa. Allora facevo le parti del gangster in questi film che giravano nel porto di Genova. E quindi c'erano... Vai. Posso dirlo? Era... C'è una battuta? La famosa battuta. Che la dice a diverso, che me la dice a me. Mi metto là in controcampo, io come se fossi l'altro attore, ma non servo io in questo momento, il protagonista sei tu. Cioè come se la dici a me, io sono una vittima, un succube? No. Tu... Da me devi prendere ordini, vai da loro e sai cosa devi fare. Se rifiutano, non tornare con la pistola carica. Lei non... Perché non doveva tornare con la pistola carica? Perché doveva sparargli. Ai!
E ce n'è un'altra forte, ma anche che ti alzi, come dire, o anche sentimentale, da mettere lì una ragazza, e anche il cattivo ha un cuore. A volte ha un cuore. Non toccate quella donna, è mia, solo mia, è la donna del capo e qui comando io. Ora ha capito perché ha fatto il commercialista? Ma non possiamo far tutto adesso. Allora, aspetta, come dicono quelli bravi, posso tiserare. Rimanete con noi in questa serata dove il vostro televisore fa i capricci. I blu sono pink, i pink sono carmigna, il giallo è fucsia, i disaster sono rossi e tutto, non si capisce niente. Tra qualche tiro, se ancora andrà avanti, si passerà dal cinema action gangster story. Maestro Piovani, grande musica di Nicola Piovani. Dopo altri tiri si passerà alla grande commedia italiana, perché quest'uomo è anche attore di commedia. Sì. Aspetti, c'è una cosa, non posso, Fabietto mi ha fatto un regalo, devo andare. Scusi, aspetti. Maestro, una via di mezzo. Cinema americano, Morricone, grande Morricone. C'era una volta a Genova. Una volta. Eh? Tieni noodles. No, fa una scena che... sì, certo. A chi spariamo? Chi è la vittima? Sì, è là! No, no, è là! No, là! No! Ma fallo come gesto caritatevole, che è anziano e non lo fai soffrire, come il cavallo. Cioè, è come un grande film, no, gangster, e lui è il rivale. Cioè, come in C'era una volta in America, e James Wood, avete avuto una grande amicizia, tu sei Robert De Niro, anche se platinette così. E lui è James Wood con la calotta e vi rincontrate e tu dici, ah, senatore. Ah, prego. Dov'è? Sai. È così? Come vuoi. Ah. Sono 10 anni che ti cerco, finalmente è arrivato il momento di regolare i nostri conti. No, no, il notaio poca terra, no! Affari tuoi, siamo tutti parenti! Per quanto, no, scherzo, il notaio poca terra è vivo! Miracolo! Oh, però, la mossa del gangster ce l'ha, eh! Per un pugno di euro in più, il buono, il brutto e l'anziano. Vabbè, vado via, poi torna uno bravo a presentare. La dottoressa ha detto una battuta esilarante: se la scena della pistola la fai col professor Matiaci, c'è la pistola della Daccarica. Scherzo, scherzo, professore. Oh, stiamo scherzando, ragazzi, è come quando ci si veste da cowboy in giro per casa, col cavallo, cioè, con la scopa diventa il destriero, la pistoletta col bottone rosso, diversi in gioco, cioè, stiamo giocando. Con lei non lo so. Oggi hanno chiesto a te di uccidere il notaio Pocatello, domani chiederanno a me di uccidere a te, se questo a te piace, a me non mi piace, andiamo a farci un bagno. Sì. Ce la faccio. Vuoi cambiare? Ah. Vuoi cambiare? Ce l'hai un gatto di peluche? Se salutiamo gli animalisti, gatto di peluche. Come li trattiamo? Miau. Va benissimo, rimani lì, fai quella, maestro. Fai quella. Lo so, nel Padrino il gatto è bianco. Fate conto anche che lui è Marlon Brando, non so io, però quindi i colori. Immaginalo bianco. Ma digiste, Paggino.
È un'offerta che non potesse rifiutare. È posseduto. Chiamate padre Amort. Vuoi cambiare? Oppure preferisci ascoltare l'offerta? Ascoltiamo l'offerta. Pagino. Scrivere. Sei commercialista, la dottoressa si scatena con i numeri. 16.547 euro. Sono sti 47 che mi insospettiscono a me. È il morto che parla. Eh? 47 è il morto che parla. Guarda, lì si è sempre aperta per gli amanti del lotto, della numerologia, della smor, una grande polemica. C'è chi dice che è solo il morto e 48 è il morto che parla. Scriveteci pure su questo. Non vi confondete col voto sul notaio. Questo è nato. 47 è il morto, 48 è il morto che parla. Saluta. Miau. Miau. 16.000. 547 euro o tre tiri. Abbiamo sul tabellone i 5.000 e 10.000, la X per sognare, 50.000 e 75.000 e 100.000 euro per sognare ancora di più e magari riparare il tuo box, cioè ristrutturare la macchina. La macchina, la moto. I danni dell'alluvione. I muri. Eh? I muri. I muri. Per iniziare. Ah, certo. Direi che ringrazio l'offerta, ma rifiuto e faccio tre tiri. Tu chiama con calma, io vado un po' a commuovermi e a piangere da un'altra parte. Ah, bene. Con Ennio Morricone. Friuli Venezia Giulia, 7, Alessandro. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro, di cognome fa Aita, ci aiuterà oppure no? Aita. Aita è un'altra possibilità, quella dei 50.000 euro, ma noi possiamo ancora farcela, eh? C'era una volta i 50.000 euro, ma ci stanno ancora i 75.000, 100.000, C'era ancora il pan, ancora una volta il frac. C'era una volta sta farinata che non riusciamo a trovare. 19, Abruzzo, Donato. Buonasera a tutti. Ciao Donato. 10.000, che tu lo voglia chiamare blu, azzurro, blu oltremar, blu total quasi black, come da pare a te, troviamo uno di questi di qua, a sinistra. 5 euro, frac, 50 centesimi, la farinata, il panciotto. 3, Puglia, Vanessa. Buonasera. Buonasera Vanessa, l'espressa Vanessa. 5.000. Mi rimanete con questa musica perché in questa meravigliosa serata di cinema che Massimo ci sta regalando non posso non leggere solo questo pensierino, ma è un pensierone. Sempre con C'era una volta in America. Flavio, mi chiamo Emanuele, che poi è il mio secondo nome. Tu dici anche chi se ne importa, io te lo volevo dire. Ho 9 anni, vivo a Spoleto, meravigliosa città. Guarda affari tuoi quasi tutte le sere, tu sei bravissimo e simpatico, te voglio bene, per la fiducia. Mi piace andare al cinema, ma qui da me ce ne sono solo 2 e d'inverno, siccome non sono molto riscaldati, mamma e papà non me ce portano, perché dicono che poi mi raffreddo e mi viene la febbre. Così per vedere un film devo aspettare che esca il DVD, oppure in televisione. Per questo ho deciso che quando sarò grande i film me li farò da solo. Nonno dice che devo diventare un regista e per farlo devo guardare tanti film. Con nonna guardo quelli di Totò, mi diverto e rido, ma io ancora non ho capito come si fa a fare un film. Tu che lavori in televisione e che sei un bravo attore, ti ringrazio ancora una volta, me lo sai dire come si fa?
fondamentalmente, guarda, andando proprio al cuore del problema, ti fai regalare prima o poi a Natale una telecamerina, ti fai venire una bellissima idea, te giri il film, poi dopo che hai girato il film te giri tutto il mondo a cercare 4-5 milioni di euro per fartelo produrre e esce il film e noi veniamo tutti a vederlo. Ti mando un magnete di Spoleto, bellissimo, eccolo qua, grazie. Lo sai che Don Matteo l'hanno girato qui da me? Sì, è una serie di cui ho sentito parlare. Ho visto Terence Hill, Nino Frassica e gli ho stretto pure la mano. Nonna mi ha detto che tu sei stato il capitano dei carabinieri di Don Matteo, è vero. In questa straordinaria serie mi sono, come dire, onorato, mi onoro ancora adesso di avere dei ricordi meravigliosi in quella straordinaria serie di Rai 1. Perché quando tornano a girare non vieni a Spoleto anche tu? Va bene, passo. Così potrò stringerti la mano anche a te e saprai così che sono io. E qui, come in un film spy, una spy story, ce lo saprai perché porterò un portachiavi uguale a quello che ti ho mandato. Allora, Emanuele, quando vedrai un tipo straniero vestito in borghese, col cappello in divisa, come dice Totò, per la piazza di Spoleto che fa così, col portachiavi, quello so io. Tu farai altrettanto e capiremo che siamo noi due. È anche elegantissimo, Emanuele, educatissimo, perché dice in bocca al lupo al concorrente che gioca stasera e Massimo ne ha bisogno, e chiude dicendo adesso però devo salutarti perché sta per cominciare un'altra puntata di Affari Tuoi. Tu sei bravo. Bravo Emanuele, bravissimo. Dopo attaccheremo il tuo magnete, adesso dobbiamo dedicarci a Massimo. Dica. Si cambia totalmente registro cinematografico, l'avevamo già detto, per tirarci anche un po' su in questa partita delicata. Attore di commedia, il tuo film preferito è Il Marchese del Grillo. Il Marchese del Grillo, Marchese senz'altro. Del Grillo. Com'è? Dico, senz'altro è la battuta più nota del Marchese del Grillo, è una assai famosa, con una finale morbida, molto morbida. Vi ricordate quando è in osteria, lo aggrediscono e dice ma... No, te... quella non possiamo dirla. No, no, ma... Ah. Dice te... Allora, resistenza alla ronda pontificia, nobiltà abusiva, gioco d'azzardo, te schiaffo dentro. No, 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 io posso essere arrestato solo per espresso ordine del cardinal vicario. Sono il marchese Onofrio del Grillo, principe di Bracciano, guardia nobile di sua santità. Provano comunque ad arrestare, dice, popolo. E volevo dire, perché io so io e voi... Perfetto, perfetto, perfetto. 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 Ehi, Franzoso. Di a dottoressa che ci faccia grazia. Sì, che era lo Franzoso. Straordinario Flavio Bucci che diceva Franzoso è stato bravo, quindi già lo grazia a livello cinematografico, grande grazia. Allora, anzitutto non devo salvare nessuno, la citazione del Marchese del Grillo che appunto ha fatto a sua volta Massimo, in realtà se andate a cercare tra i sonetti del Belli, Pascarella, c'è quel sonetto che chiude dicendo e di tutti gli intrighi de palazzo perché io è. Quindi non abbiamo scomodato nessun tipo di volgarità, è nelle pagine più famose della letteratura di altissimo livello romana e romanesca. Andate a guardare, saprete. Beh, Massimo, ci hai portato una dimensione cinematografica stasera e quindi colpo di scena degno del miglior colossal, ma anche film commedia. Tragedia no, sorriso, divertimento, è un film troppo bello, appunto è un colossal e non ci possiamo sbrigare ad arrivare al finale, quindi non succede quasi mai
ma ci fermiamo, idealmente questa è la fine del primo tempo. Vi ricordate quando da bambini andavamo al cinema in parrocchia la domenica? Adesso si accenderanno le luci, noccioline, caramelle, aranciate, popcorn. Finisce qua il primo tempo di C'era una volta a Genova. Domani sera il secondo tempo del film. Va ora in onda la straordinaria fiction di Rai 1, Un passo dal cielo, la terza serie con Terence Hill, Francesco Salvi, Katia Ricciarelli, regia di Monica Vullo, Ian Michelini. Buona visione!